hanno tracce di un primo mercato ittico strutturato a San Benedetto del Tronto già nel 1886. Qui dove ci troviamo il mercato ittico nasce nel 1935, un'opera dell'ingegner Onorati che aveva pensato a un mercato ittico moderno per l'epoca, tant'è che la struttura finì su riviste di architettura e di ingegneria dell'epoca come un'opera all'avanguardia. All'interno naturalmente l'asta non era né automatica né elettronica, ma veniva a voce, le casse del pesce venivano appoggiate a terra. Il mercato ittico, così come lo vediamo adesso, nasce nel 1964, con il primo mercato ittico con asta automatica. Quello elettronico nel 1992, con dei tabelloni che erano identici a quelli del mercato dei fiori olandese. Anche l'asta ha un sistema all'olandese, cioè al ribasso. Le aste del mercato ittico si svolgono dal martedì al venerdì. L'asta inizia alle 3:45, ma la vita all'interno del mercato ittico inizia già dalle 23 del giorno precedente, perché le barche che sono tornate in porto scaricano il proprio pesce, le persone che sono addette al facchinaggio del pesce consegnato sulla banchina, che in dialetto vengono chiamati sbarzocchi, conducono il pesce all'interno del mercato ittico e nella prima sala di stoccaggio, che è una sala refrigerata. Il pesce poi viene messo sui rulli, passa su una parte del nastro dove ci sono i sensori bilancia, quindi viene pesato. Dopodiché gli evidenziatori illustrano ai commercianti che sono seduti sulle tribune laterali la qualità del pesce, se sia stato lavorato o no, ne evidenziano le caratteristiche principali. Una volta che l'evidenziatore ha finito di descrivere il pesce contenuto nella cassetta messa in vendita, l'astatore che si trova all'interno della cabina di regia fissa il prezzo di partenza. Si parte da un prezzo più alto rispetto a quello di mercato, si dà il via all'asta, il prezzo inizia a scendere e i commercianti lo bloccano attraverso dei telecomandi che hanno in dotazione al prezzo più congruo. Monitor che è presente sopra le linee d'asta viene trascritto il numero di transazione, l'imbarcazione che sta vendendo, la qualità del pesce, il peso netto e lordo e l'aggiudicatario. Tutte queste informazioni che vengono in quel momento riportate sul monitor vengono poi trascritte su un bigliettino. Su questo biglietto c'è scritto tutto: dove è stato pescato il pesce, chi è l'imbarcazione che l'ha pescato, chi è che l'ha acquistato e tutte le caratteristiche di peso e di qualità della specie contenuta nella cassetta. La cassetta, una volta etichettata, arriva a fine rulliera. Qui ci sono i ragazzi della cooperativa di facchinaggio, una cooperativa che lavora per conto del comune, che smista le cassette in base al numero di acquisto sui vari bancali che sono già posizionati sulla sala di fine stoccaggio. Una volta che i ragazzi della cooperativa hanno scaricato il pesce acquistato su questi bancali, il lavoro del mercato ittico si conclude. Chi ha la fortuna di visitare il mercato ittico di notte si potrà rendere conto che mentre la città dorme ed è tutto tranquillo, qui in realtà si vive. Già dalla mezzanotte fino alle 6 del mattino è un continuo via vai di persone tra armatori, sbarzocchi, commercianti che animano il mercato, che diventa quindi il cuore pulsante e vivo della città. Le cose che mi appassionano di questo lavoro sono tantissime, ma la principale è sicuramente la fortuna di poter vivere durante le notti d'asta le persone che orbitano intorno al mercato ittico, persone che hanno un vissuto e un passato che ti fa ancora respirare la vecchia tradizione sanbenedettese. La mia speranza e il mio augurio è quello che questa tradizione sanbenedettese non venga persa e che venga trasmessa anche alle generazioni future.